sentito qualcosa, com'è possibile? Frena con le marce, frena, Franco! Una disgrazia. Ci ha sentiti? Ci ha sentiti? Mi spieghi come mai ci ha sentiti il pistilaccio? Perché quello stupido di tuo marito mette il naso e le mani dove non deve e ha rotto il microfono. Per fortuna ne ho un altro. Io volevo soltanto dimostrare che non sono affatto uno stupido. Sta zitto, stupido! Non sono un idiota! Zitto, stupido, quadrato! Fatine protettrici, fate che non gli succeda niente, vi prego! Tenetevi a casa! No! Olayan, Katapakian, Katabian, Keolayan. Keolayan, Katabian, Ian, Katabian, Keolayan. È veritto? Va tutto bene? C'è qualche novità? Migliaia di novità e tutte di disgrazie, signorina. Ah, non dire così, avanti. Non esagerare, gli incidenti possono accadere, ti pare? Sì, però non tutti insieme. Tutte le maledizioni stanno arrivando insieme. Tutte le persone che il mio signore ama sono condannate a subire una disgrazia. Beh, se è così che funziona, almeno io non corro alcun rischio. Non dica così. Il signore le vuole bene a modo suo. È per questo modo strano che ha di volerle bene che stanno succedendo tutte queste brutte cose. Certo. Vorrei che mi volesse bene come gliene voglio io. Com'è strana la vita a volte. Io pensavo di essere la donna ideale per Massimo, ma sembra che lui non se ne renda proprio conto. Io non capisco. Il signore deve avere una benda sugli occhi per non accorgersi che lei, signorina Delfina, è la donna perfetta. Sì, ma purtroppo lui... lui non la vede così. Per questa ragione succedono tutte queste disgrazie. Il signore è come obnubilato e per questo avvengono queste disgrazie. Sì, però nessuno al mondo potrà obbligare Massimo ad amarmi. Povera ragazza. Che hai fatto, imbecille? Che cosa hai fatto? L'unica che può strillare Boniglia sono io. Grazie, ciccia. Sta zitto, razza di stupido. Quando ti ho dato il permesso di uscire da questo pollaio e disintegrare i ragazzi, ma sei impazzito? Vediamo di ricapitolare gli accordi presi prima di dar vita a questo complotto. Avevamo deciso di provocare una serie di incidenti legati tra loro, giusto? E questo è quello che ho fatto. Ma non di far fuori qualcuno, io ti prendo a ciascone. Aspetta, aspetta, qui l'unica che può picchiare Boniglia sono io. Ma che dici? Sei uno stupido, sono arcistufa delle tue sciocchezze. Ma ti voglio bene, ma me ne andrò se continui a provocarmi. L'unica cosa che desidero è perderti e per sempre. Sai una cosa? Cosa? Provocami ancora e me ne vado. No! Non posso essere così fortunata. Ah, fai la spiritosa. Guarda che me ne vado. C'è altro champagne? Nel frigo. Bene. Me ne vado. Vado via. Hai sentito? Come disse il gatto, sgattaglialo. Vado via. Vado via, vado via. Vado via. Vado via! Vattene, stupido! Io lo sapevo che sarebbe accaduto qualcosa, ma tu hai voluto prestargli l'auto lo stesso. Te l'avevo detto che era una follia. Flor, è stato un incidente. Franco ha sempre guidato molto bene. Fino ad ora, fino ad ora. Le ha uccise. Quell'idiota di tuo marito le ha fatti fuori. Com'è possibile che la prima cosa che riesce bene a quello stupido sia questa? Che tragedia, poveri noi! Come puoi stare, cucci? Bene, bene, Greta, tranquilla, stiamo bene. Dai, tanto che cagliare con te. Venite in cucina che ho preparato poi una bella. Dammi lo champagne. Là andiamo e diminuiamo la temperatura. Sì, andiamo, è andata bene. Voglio andare a... Come tutrice, cos'altro devo sapere? Una cosa che ti riempirà di gioia, immagino. I ragazzi stavano per spalmarsi su un camion. Cosa? No,
No. Sì, hanno evitato l'incidente per un soffio, ma stanno bene adesso, stanno bene. Sì, stanno bene, ma lei sa che quando la fortuna viene messa alla prova non è più fortuna, ma diventa pura casualità. Lei sa molto bene di che cosa parlo, vero? Evaristo, non farmi arrabbiare, eh? È stato un incidente, nient'altro. Un incidente? Io invece direi una disgrazia. Accade una disgrazia dietro l'altra. Basta, basta parlare di disgrazie. Senti, dimmi invece, c'è qualche novità su mia madre? Nessuna, signore. E dell'aeroplano smarrito, men che meno. Ma che vergogna, i mezzi di comunicazione peggiorano invece di migliorare. Quando sapremo qualcosa? Un'informazione, una sola ne voglio, altrimenti andrò io a casa. Io vengo con te, vengo con te. Conta su di me per qualsiasi cosa, da ora conta su di me. Vengo con te, ti accompagno. No, tu devi preoccuparti di te e dei tuoi fratelli. Questo lo so, Massimo, lo so, permesso. Ma a volte è necessario che la vita ti colpisca forte per accorgerti di chi ti sta accanto. E io ti voglio bene. Franco, non puoi cercare di controllarti un po' di più? Bene, vai a dire ai ragazzi se restano a cena, così mangiamo tutti insieme, possiamo, signorina? Certo, ma che domande fai? Che c'è oggi di buono da mangiare? Le salsicce con il purè. Ho una fame da lupi. Preferisci la crema o il budino? Visto, ho comprato scarpe nuove per piccolini. Mentre io porto sopra, dite, voi andare in cucina a mangiare cappuccino. Va bene, va bene. Aprile porta. Lascia, vado io. Va bene, vai. Carolina. Ciao. Volevo vederti, disturbo? Stavo andando a mangiare, tu hai mangiato? Sì. Posta, Belki, ancora qui siete? Sì, un attimo, finita arrivo. Finita a mangiare, che ti fenta fredda, cartofe e salsiccia con crauti. Arrivo. Mi hanno dato dello stupido, dell'imbecille, dell'animale, eccetera, eccetera, e anche peggio. Come si permettono, dico io, ad apostrofare me con simili epiteti, ma attenti! Il dottor Claudio Boniglia non dimentica e non perdona. Scoprirò davanti a tutti i Fritzenwalden gli altarini delle signore Saint-Jean. Ah, ma la mi richiami? Sapevo che saresti tornata con la coda tra le gambe. Me l'aspettavo. Ciao, ma la parla pure. Chi è? Sì? Non ti sembra strano? Sì, è una cosa stranissima, è vero. Bussano alla porta, andiamo ad aprire. Non c'è nessuno. No, questo fenomeno va studiato scientificamente. No, io mi riferivo a quest'onda negativa che sembra circondare la casa. Prima si rompe la balaustra, poi i freni dell'auto. A me nessuno toglie dalla testa che arriveranno altri disastri, sì. No, aspetta, non cercare misteri dove non ce ne sono. Figurati se la sfortuna va in giro a far scherzi col campanello. Tu sei matto, fuori sì. Di testa. Ah! Mami! Paura, eh? Scemo! Io so che tu sei innamorato di un'altra, però a me non importa, io voglio stare con te lo stesso e... Non so, non mi importa se ti piace un'altra. Ti sembro così brutta. No, ma come? No, che dici? Non è questo, no. Il fatto è che mi sono successe cose molto, molto gravi, sai, di recente. E mi sono reso conto che la vita non te la regalano, che bisogna averne più rispetto. E che il destino esiste veramente. Hai una crisi di coscienza? No, non è questo, no. Ma voglio dare un senso alla mia vita, è questo. E stare con me non ha nessun senso. No, vedi... Franco, io voglio essere tua amica, solo questo. Voglio stare con te, coccolarti. Passare tutto il tempo a farti compagnia. Sì, ma Carolina... Le mie piantine, io cresco bene, come i miei piccioncini. No, non alzare la voce, perché quello che ti distrugge sono io, mi hai capito? Ti concio per le feste, traditrice, Messalina! Senti, specie di mille piedi, non minacciarmi, perché sono capace di tagliarti a pezzettini e gettarti ai gatti in giardino. Zecca succhia sangue, buona nulla! Pettegola! Indovina dove sono?
Nella cucina dei Fritzenwalden, mia cara. Tu mi hai infilato un pugnale a tradimento nella schiena. Molto bene. Sto per ripagarti con la stessa moneta. Rivelerò a tutti quanti i tuoi imbrogli e sporchi inganni, strega! Tu che ci fai qui? Ah, signorina Florencia, che piacere. Stavo proprio cercando te. Ti devo dire tante cose. Cara Flo, tu e io dobbiamo parlare. Vedi, ora ti racconterò tantissima la verità. No, levami le mani di dosso, Bonilla. Come ti vengono in mente certe cose? Siediti o cadrai all'indietro quando ti racconterò la verità sulle signore Saint-Jean. Sembrano buone, sembrano. Però non lo so. Sembrano buone. Tu stai molto peggio di quanto pensassi. No, aspetta, io volevo dirti che sia la mia figliastra quanto quella persona egoista e malvagia che dice di essere sua madre non sono quelle che sembrano, sono molto peggio, sono streghe tremende. Tu sei tornato qui per dirmi che Malala e Delfina sono due streghe, ma lo sapevamo già no, tutti, Flo, ce ne eravamo già accorti. Sì, no, lo so, quello che voglio dire è che le cose che loro hanno fatto e che io ti racconterò nelle prossime tre ore non puoi immaginarle neanche la mente più perversa. Vieni al punto, Bonilla, smettila di dire parole in libertà, che c'è? Così mi fa paura. Ecco, ora mi fa anche gestarci, smettila di trattarmi così. Guarisci! Vai via di qua, razza di profittatore, carogna morale, con annulla. Cosa succede tra voi due? Voglio raccontarti una storia. Chiudi quella bocca, marito. Basta, ti leggo tutte e due, prima le donne che ti prende. Me lo chiedi. Sentiamo. Quest'uomo è stato con mia madre molto tempo e ora che lei ha perso tutto, che l'hanno scacciata, sono spettata, non ho più bisogno di lei, l'ha lasciata, l'ho andata fin quando le ha fatto caso. Tu sei uno spostato, uno svergognato, è vero che Mala è una strega, che merita il peggio del peggio, è una megera insopportabile, una grande egoista, è una mezzia, ma in realtà dover sopportare un maschilista come te è troppo persino per lei, che vergogna. Aspetta, quello che ti voglio raccontare è con tutti i particolari, con data, ora, giorno, tutti gli imbrogli. Che cosa c'è? Te lo racconto, invece glielo racconto. No, non ascoltarlo, perché lui è cattivo, lui è cattivo, e ha fatto soffrire le parti. Ho capito, certo, lo sapevo. Io lo sapevo che con una piccola adeguata spinta avreste cambiato idea. Molto bene, siediti e discutiamo con calma la mia reiscrizione al club dei multimilionari. Sei uno stupido. Che modi, non mi piace che usi questo tono, ragazzina. Che cosa pensavi? Aspetta. Che avrebbero creduto di fumare brutta stupido. È la tua parola contro la mia, quindi adesso te ne vai. Va, va, nasconditi nella tua caverna, animale. Lorenzo, ciao, sì. No, se n'è andato. Fortuna che mi hai avvisato che era qua. Ho fatto in tempo. No, no, amore mio, non ti preoccupare. Quello stupido decerebrato non rimetterà mai più piede da queste parti. Carolina, tu sei così carina con me e te ne sono grato, però io... Adesso sto cercando di vedere la vita in un altro modo, non so se mi capisci. Sì, non c'è posto per me. È che non posso pensarci adesso. Sono successe un mucchio di cose, vedi? Faccia è quasi morto in un incidente e noi pure ne abbiamo rischiato uno da cui ci siamo salvati non so come. Ma vi siete fatti male? No, non ci siamo fatti male, no, però non so come, è solo grazie a un miracolo, perché si sono rotti i freni dell'auto e... Quello che voglio adesso è fare le cose che valgono davvero la pena nella vita, lo capisci? Non ti arrabbiare. No, perdonami, è stata colpa mia. Vedi, è che ti ho visto in difficoltà. Tu mi hai aiutata molto quando io stavo male. Non so, Franco, no, volevo anch'io. No, va benissimo, a me fa...